Senatrice, quanto può essere importante una gestione accorta, attenta di un'azienda speciale come l'azienda farmaceutica municipalizzata per offrire servizi qualificati al cittadino? Io direi estremamente, questa iniziativa è estremamente importante e positiva e probabilmente si è potuta rendere operativa proprio grazie a questa tipologia di struttura, no? Quindi di azienda speciale come questa. Ed è secondo me una possibilità e un'opportunità importante non solo per l'azienda ma soprattutto per i cittadini. La farmacia si apre ai servizi sul territorio, comincia a dare ancora più innovazione e valorizzazione alla parte tipicamente professionale sanitaria che è del farmacista, mettendosi al fianco un'altra figura professionale che è quella dell'infermiere, particolarmente attento e preparato all'informazione, all'educazione sanitaria e nel caso della farmacia ad aiutare i cittadini a, come dire, andare verso la logica dell'autocura e risolvere con l'aiuto ovviamente qualificato dell'infermiere una serie di piccoli problemi che senza questa possibilità sarebbero un po' in difficoltà da affrontare e risolvere. Quindi mi sembra un'iniziativa estremamente positiva. Fra l'altro nella home page del sito della Federazione Infermieri abbiamo inserito questa notizia, siamo rimasti veramente anche noi molto colpiti dal fatto che è stata visualizzata da oltre 35.000 persone, quindi vuol dire che questa iniziativa ha trovato un forte consenso nei professionisti e nei cittadini.